Facebook, con i suoi 2,7 miliardi di utenti, rappresenta ancora il social media più popolare al mondo. E per questa ragione è diventato un terreno di caccia privilegiato per la criminalità informatica. Quando un hacker si appropria di un account Facebook, ci possono essere alcune conseguenze nefaste per il titolare. La sottrazione di dati personali. L'utilizzo improprio della lista degli amici. L'accesso non autorizzato alle applicazioni collegate all'account. La pubblicazione di post fraudolenti. Quest'ultimo è un fenomeno particolarmente odioso perché l'hacker sfrutta la reputazione del titolare per ingannare i suoi collegamenti. E cosa è necessario fare per proteggere il proprio account Facebook? Ecco alcuni suggerimenti. È necessario usare password complesse e sicure, facendo in modo che queste non possano essere facilmente individuate dagli hacker. Bisogna usare credenziali univoche per il proprio account Facebook, evitando di replicare la coppia username e password già usata per altri tipi di account. Nelle impostazioni di sicurezza di Facebook è possibile abilitare l'autenticazione a due fattori, creando un ulteriore livello di protezione oltre a quello fornito da username e password. Sempre nelle impostazioni è possibile abilitare gli avvisi di sicurezza, così da essere avvisati a fronte di accessi non autorizzati al proprio account. È bene curare le impostazioni di privacy per decidere chi può effettivamente vedere i contenuti e le informazioni del proprio account. Attenzione a chi viene ammesso a far parte del proprio network di amici. Prima di accettare un estraneo, è bene cercare di capire meglio chi è. Evitare di cliccare su link sospetti, contenuti in post che presentano notizie troppo clamorose oppure offerte troppo belle per essere vere. È bene spendere il giusto tempo per curare le impostazioni del proprio account, soprattutto per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla privacy, facendo scelte consapevoli. Cosa fare se si ritiene che il proprio account è stato violato? Cambiare immediatamente la password e avvisare Facebook alla pagina facebook.com/hacked. Per saperne di più, www.cyberguru.it.